Buongiorno in questo video vlog barra haul barra non lo so, tutto molto improvvisato perché ho detto devo fare un video, far uscire questo video. Cosa faccio? Non faccio niente di particolare durante le giornate se non informazioni di servizio. È iniziato Between Us. Vi lascio il mio link di Twitter, il mio link di Twitter, così vedete un po' i miei scleri perché lì io sclererò parecchio. Però sono qua prettamente per farvi vedere una haul barra aggiornamenti in questa tenuta molto casalinga, questa felpina che mi piace assai. Volevo farvi vedere appunto un po' di novità. Allora, prima di tutto vi faccio vedere che ho attaccato delle cose al muro, ho un po' cambiato il mio muretto, quindi adesso ve lo faccio vedere. Lì ci sono io. Allora, vi spiego. Qui ho attaccato. Allora, questo è, diciamo, il muro delle serie TV, dei drama, di tutte queste cose qua. Partiamo da quello che era già presente. Quindi gli occhi di Kang Chul, copertina numero 4 del volume di W. Una chicca, la mia preferita. Ovviamente. Passiamo a questi che, se avete visto il video precedente, li dovreste riconoscere, ok? Non vi dico niente. Comunque ho attaccato Tomioka e ho attaccato là in alto. Cerco di farvi vedere, ok? Questo e questi sono di The Untamed. Ovviamente questo ho intenzione di cambiarlo, però nel frattempo, per non lasciare il buco vuoto, ho messo questo. Però attendo perché prima o poi ci metterò qualcosa riguardante i Between Us, sappiatelo. Poi abbiamo i miei piccoli patatini, ok? Quindi i Boom Bram. E questa che è proprio la bacheca dedicata ai Bible Build. Quindi abbiamo la copertina mia copertina preferita del photoshoot più bello. È tutto storto. Chiedo perdono. Sono un po' scomoda comunque a far vedere questa cosa. Questa che arriverà, spoiler, arriverà perché non sono riuscita a comprarla, quindi appena arriverà vi faccio un video dedicato perché assolutamente sì. E questo che è sono le foto che hanno fatto a Seoul per il World Tour. Erano in Corea ed erano tipo matchy matchy ed erano troppo belli. Ok, niente, scusate, questo off topic, ma dovevo far vedere questa cosa. E poi passiamo alle cose importanti. Sono arrivate un po' di cose. Allora, partiamo dalle cose più vecchie, ok? Cose vecchie che non credo di avervi fatto vedere, però ve le faccio rivedere perché sono le più recenti, escluso ovviamente quelle del video precedente. Abbiamo due CD K-pop. Uno che è questo. Ed è Unlimited dei VIP, che è il CD secondo comeback giapponese. Perché l'ho preso? Mentre ve lo dico, vi faccio vedere anche questo. L'ho preso principalmente perché c'è dentro la mia canzone preferita dei VIP. Credo sia tipo la mia canzone preferita della vita, che è Wake Me Up. Scusate, sentivo dei rumori strani. Comunque, dicevo, dentro qua c'è Wake Me Up. Ovviamente questa è in versione giapponese, però non sono riuscita a trovare l'album coreano. Questo l'ho comprato su Amazon. Non mi ricordo quanto mi sia costato. Comunque, sempre tra i 15 e i 20 euro, se non sbaglio, tipo 18, una roba del genere. Dentro, ovviamente, ci sono le lyrics, come vedete. E le fotografie. È molto, cioè, minimal. Lo volevo più che altro. Perché, cioè, Wake Me Up è cioè una delle mie canzoni preferite. Io sono totalmente innamorata di quella canzone, quindi volevo avere almeno un CD in cui ci fosse. All together. Poi passiamo al prossimo. Two Buddies. Two Buddies, di cui vi farò vedere prima il poster. Così.
con i ringraziamenti dietro. Sembra molto complicato. In realtà non è la versione mia preferita del poster, perché c'è l'altra versione del poster che avrei preferito assai, però mi pare ce ne fossero due comunque. Però va bene lo stesso. Meraviglioso. Stupendo. Comeback che mi è piaciuto un sacco, se interessa saperlo. Dentro qui abbiamo, prima di tutto, le cose che io ho espressamente tirato fuori per farvele vedere, perché erano già tutte messe via. Qua abbiamo gli adesivi. Carini. Poi abbiamo, vedete, io ve lo dico, io baro un po' perché faccio, le prendo quasi sempre ultimamente da Daigo. Se vi interessa vi lascio, ma comunque se vedete gli unboxing su SoJustyle vi lasciamo sempre il nick, però casomai se mi ricordo vi lascio qua sotto il loro profilo Twitter o Instagram, quello che trovo prima. E quindi faccio un po' la scelta di chi vorrei dentro. Però di solito ci sono più di un'opzione, quindi non so mai chi mi capiti. E questo è un po' l'album. Molto carino. Ma c'è gente che arriva qua, c'è un sacco di gente che va e viene. Oh. Detto questo, passiamo ai manga. Ho fatto acquisti. Ho preso. No, prima questo. Allora, Kaiju numero 5. Vi faccio vedere questo. Questa è la versione regular. Devo ancora leggerlo, però sono ossessionata. Un bellissimo, bellissimo manga. Una bellissima storia. E ovviamente l'ho presa anche in variant, che è speciale. Questa variant è spaziale. Vi faccio vedere un po' com'è, perché mamma mia, quando l'ho vista, raga, cioè quando l'ho vista, io ve lo giuro, pff, assurdo. Cioè è assurda, ve lo dico, è assurda dal vivo. So che non rende, ma dal vivo è bellissima. Sono sicura che la amate tutti. E fermi, che devo raccattare un pezzetto. Non penso di essere mai stata così felice. Sono riuscita. Questo non l'avevo prenotato. Sono andata a prendermi la variant di Kaiju ed era uscito anche questo perché sapevo che uscivano praticamente quasi insieme. E sono riuscita a prendere anche il volume 0 di Jujutsu in variant. Bellissimo. Questo, tra l'altro, ve l'ho messo anche su TikTok. E in realtà penso che sia una cosa italiana perché ho visto che mi hanno chiesto delle persone straniere e non ho capito se effettivamente sia una cosa uscita solo qua in Italia o no. Se lo sapete, fatemelo sapere. Che sono molto curiosa, però è stupendo, c'è Yuta e Yuji, bellissimo. Poi ho visto anche il film e beh, io sono innamorata di Yuta. Sono un po' di parte, mettiamola così, sono un po' di parte. Potrebbe sembrare un po' noiosetto, me ne rendo conto, però secondo me è fatto benissimo, cioè è proprio fedele al libro, oh, tantissimo. Vi faccio vedere un po' del calendario. Non tutto, ovviamente, solo la mia pagina preferita. Guardate, cioè, io ve lo giuro, raga. Se volete vederlo, ve lo faccio vedere, magari anche su TikTok, perché è stupendo. Cioè, io so che non rende, giuro. Cioè, io ve lo giuro, non rende dal visto. Ma sono di quelle immagini, quei disegni pazzeschi. Faccio vedere un po' velocemente perché ho sempre il terrore che si rovini. Cioè, mamma mia, cioè, voi non potete immaginare. Io, entusiasta, non, quando l'ho aperto e l'ho visto, ci sono rimasta. Forse c'è una pagina, ho saltato una. No. C'è un sacco di Yuta. Mi piace un sacco perché sono molto fiduciosa che potrebbero darmi effettivamente aiuta.
più avanti. Io sono quasi al pari col manga, quindi mi manca il volume 16, però conto di leggerlo tra non molto. E adoro, cioè proprio penso sia stupendo. È un po' complicato farvelo vedere. Cioè, mamma mia. Soprattutto visto quello che sta succedendo, che succederà. E l'ultima. Ok, ve l'ho fatto vedere lo stesso, anche se avevo detto di no. Però devo farlo vedere. Cioè, devo farvelo vedere, è stupendo. Io sono innamorata. Poi, cambiando argomento, sono arrivati altri due CD. In realtà mi manca una cosa, quindi se riesco e se riesce ad arrivare prima della pubblicazione di questo video, inserirò anche la clip di quella. Comunque sono arrivati due CD. Allora, partiamo da questo, perché ho meno cose da farvi vedere, solo per quello. Manca il poster perché ci sono stati dei qui pro quo, però arriverà anche il poster. Mi so. Quindi manca un poster. Comunque questo album è bellissimo, cioè io ve lo giuro che sono sconvolta. Vi faccio prima vedere quello che c'è dentro, perché tanto cioè, è tutto lui praticamente. E quindi abbiamo la photocard, la cartolina. E gli adesivi bellissimi, io sono innamorata, sono innamorata. E questo, cioè, so che non riuscirete mai a vederlo, però, cioè, mamma mia, questo look gli sta da Dio, ok? Da Dio, quei capelli mezzi rotti. Bellissimo, cioè voi non potete immaginare quanto io ami questo album. Penso sia di un'estetica, di una bellezza, di una delicatezza, cioè c'è solo lui e va. Potrei stare qua a parlare ore e a dirvi sempre le stesse cose, quindi è meglio se mi taccio. E poi abbiamo Maxident. Questo, come potete vedere, è la versione limited. Abbiamo il poster anche qua, sempre presente. Io addetti dai poster, non mi stanno più in camera, però io dico, sono fiduciosa che prima o poi riuscirò a trovargli uno spazio adeguato. Questo è il poster, ok, della Limited. E dentro questo CD c'è il mondo, cioè il mondo dentro questo CD. Allora, partiamo, menzione d'onore alle lyrics, ma io sono innamorata. Cioè, è bellissimo, io l'ho visto e sono rimasta sconvoltissima, è meraviglioso. Cioè, è un giornale, è un mini giornalino, bellissimo, cioè, geniale, pff, assurdo. E poi abbiamo tutto quanto. Anche qua io ho fatto la scelta, come vedete, quindi sappiatelo, ricordatevelo sempre, perché nonostante io avessi comunque messo tre opzioni, non mi aspettavo che ci fosse così tanto il mio meravigliosissimo amore. Quindi abbiamo questo, cioè c'è solo lui praticamente, sappiatelo, io ve lo dico, cioè, preparatevi psicologicamente perché c'è solo lui. Abbiamo gli adesivi, che non si vedranno mai, però vabbè, sono, è la sua faccia. Poi abbiamo le photocard che non sono di Changbin, sono le altre due preferenze, ma sono troppo carine, sono adorabili, vedete? Abbiamo Felix e sono mini. Poi abbiamo queste, termine tecnico, con tutti loro che ovviamente non riuscirete mai a vedere, mai nella vita. Vabbè, insomma, fidatevi. Se volete dei dettagli, andate sempre su TikTok, perché lì mi è più semplice farvi vedere. E poi abbiamo questa cosa qua con le tre foto, tre versioni di Changmini. Changmini! Questa è la mia preferita. Cioè, proprio questa foto penso sia la mia preferita in assoluto. Una delle mie preferite di Changmin fino adesso. In generale, proprio. E poi abbiamo questo.
Voi dovete capire che io, quando ordino gli album, soprattutto quelli degli Stray Kids, guardo quello che c'è dentro. Però se io lo ordino a settembre e mi arriva a ottobre, metà ottobre, quasi novembre, a un certo punto io mi dimentico cosa c'è, perché non guardo gli unboxing, non guardo niente. E quindi non mi ricordo quello che c'è dentro, cioè l'ho visto una volta per scegliere le versioni e basta. Quando io ho aperto questa cosa e mi sono trovata davanti questo, dovreste vedere la mia reaction, cioè dovete sentire la mia reazione perché io ci sono rimasta bellissimo, cioè proprio sono innamorata. Riusciremo mai a farvela vedere? No, ovviamente. Aspettate. Non si mette a fuoco. Vabbè, non si metterà mai a fuoco. Comunque, è Changin. Comunque. Ok, quindi ora se vi ho mostrato anche la cosa che è arrivata, perché non ne sono sicura, quindi ecco. Se no, ve la mostrerò al prossimo video. Comunque seguitemi sempre su TikTok perché di solito, sì, e su Instagram perché di solito lì pubblico magari la foto e il video quasi subito e quindi lì avete modo di vedere tutto un po' più interattivo. Comunque, questo è un probabilmente lo chiamerò tipo aggiornamento. Un haul aggiornamento non lo so neanche io, cioè volevo solo farvi vedere queste cose perché sono meravigliosi, sono innamorata. E niente, ci vediamo al prossimo video che non so ancora quale sarà, ma sicuramente quasi sicuramente sarà un vlog e un bacio. Ci vediamo al prossimo video.